Partiamo dal presupposto, per quello che abbiamo visto, che Charles Leclerc è tornato a casa sua, approcciando questo weekend arrabbiatissimo, super determinato e per niente, direi, arrendevole. Ricordo che qui, a casa sua, per un motivo o per un altro, non ha mai vinto. E alla vigilia di questo fine settimana si è presentato con dichiarazioni forti, importanti, praticamente ha dato battaglia. Dichiarazioni che non lasciano adito ad interpretazioni. E ho fatto anche la rima. Max Verstappen, dal canto suo, che considero l'avversario principale, ha cominciato il venerdì malissimo. Praticamente sembra, fino ad ora, una fotocopia di Imola. E quindi, per questo motivo, non possiamo stare tranquilli. Problemi in frenata, problemi di trazione, problemi di bilanciamento, problemi ovunque. Quindi, reduci dell'esperienza di Imola, dobbiamo valutare queste prove libere con più cautela del solito. Però, visto che vi sto commentando un venerdì e non quello che potrebbe essere il sabato, dati alla mano, cronometro alla mano, Leclerc è stato, fino ad ora, mostruoso, non soltanto nei tempi, ma anche nella progressione, nella facilità, diciamo così, con cui è arrivato al limite. Poi è chiaro che qui i piloti decidono di tirare fuori tutto quello che hanno solo nel momento in cui conta. Vero che prendi grossi, enormi rischi anche quando decidi di girare mezzo secondo più lento del tuo tempo ideale, per esempio alle piscine. E quindi se distruggi la macchina, ad esempio nelle prove libere 3, metti in grave, in seria difficoltà i tuoi meccanici e potresti anche rischiare di non fare le qualifiche. Quindi calma. Detto questo, la Ferrari ha fatto vedere grandissime cose, direi esclusivamente con Leclerc, già dalle prove libere 1. Infatti Charles durante i primi 60 minuti è stato uno dei pochi a non provare gomma rossa, cosa che poi avrebbe fatto successivamente in PL2, come abbiamo visto. Sicuramente, ripeto, molto più in palla di Sainz, e quindi ci sono tutte le condizioni, ripeto, per quello che abbiamo visto, per fare il colpaccio. Prima di andare avanti, sappiate che se state organizzando i vostri viaggi o avete in mente di acquistare qualcosa a livello elettronico, beh, NordVPN vi offre una gift card fino a 50 euro di valore complessivo se sceglierete uno dei piani biennali, che potete in qualche modo sfruttare, ad esempio su Flixbus, su Amazon, su Italo, insomma su tutta una serie di partner che vi permettono appunto di usufruire di questi 50 euro complessivi. Vi basta cliccare sul link qui sotto in descrizione col codice sconto già applicato Race Day per avere NordVPN e tutti i suoi soliti vantaggi, che vanno dalla navigazione protetta, anonima, soprattutto poi vi permette di navigare e avere quei contenuti, di accedere a quei contenuti che non sono normalmente disponibili in Italia, anche a tema Formula 1. Già per questo vale la pena provarlo. Ed ora, come sempre, torniamo a noi. Allora, mi ripeto, ma le prove libere 1 e 2 ci parlano di uno Charles Leclerc letteralmente mostruoso. Non l'ho mai visto così tanto arrabbiato, così tanto deciso e così tanto incline a prendersi dei grossi rischi, come ad esempio al casinò o un attimo prima dell'entrata verso il tunnel. Tutto ciò con gomma rossa. Tenete conto che qui la hard, ovvero la gomma bianca, corrisponde alla C3. Quindi, dei 5 compound disponibili da Pirelli, è esattamente quella intermedia. La potremmo definire la gomma di mezzo delle slick. Per cui, di per sé, non è proprio una gomma dura. Per quanto riguarda i passi gara che abbiamo visto, anche qui la Ferrari è stata molto forte, ma a livello di tempo non contano niente. L'unico motivo per cui un pilota carica la macchina di benzina è quello di prendere confidenza, di capire qual è il limite in frenata, sostanzialmente di acquisire feeling curva dopo curva, perché lo sa che al primo errore va contro il muro. Quindi con macchina pesante hai l'opportunità di capire, sostanzialmente, dove ti puoi spingere a livello di limite. E questa cosa succede solo ed esclusivamente a Monaco. La cosa che mi ha stupito ancor più di vedere uno Charles Leclerc in versione marziano è stato Lewis Hamilton in seconda posizione, che la pole non la vede poi lontanissima, per quello che è stato visto il venerdì. Mercedes, che tra l'altro torna sui suoi passi e fa un compare a livello di ala anteriore, eliminato il filamento di carbonio che collega il quarto flap al muso, ma solo sulla macchina di Russell, con Lewis che testa, ancora una volta, la vecchia specifica. Mercedes sta letteralmente raschiando il fondo del suo barile per trovare performance. E a proposito di fondo, qui c'è una nuova specifica, nell'ottica di un modus operandi che non prevede grandi pacchetti di aggiornamento ogni X gare, ma piccole evoluzioni e adattamenti step by step. Interessante poi questo confronto creato dal buon Albert Fabrega, con cui tra l'altro ho fatto due chiacchiere ad Imola, che mostra non solo l'incidenza della corda DRS dei quattro top team, ma anche e soprattutto il design del meccanismo DRS. Qui a Monte Carlo, diciamocelo, più inutile che mai. Leclerc, come sempre, abbastanza sfortunato, anche se ce lo siamo già messi alle spalle, ad essere stato l'unico pilota a colpire i detriti lasciati in pista da Zhou. Onestamente non conosco al dettaglio i tempi tecnici di comunicazione tra pilota e ingegnere di pista,
ma qui la responsabilità è di chi ti deve guidare via radio e deve dirti se c'è un problema. Tu, pilota, al massimo quello che puoi fare è vedere la bandiera gialla. Insomma, è ciò che vi dicevo ieri. Qui a Monte Carlo l'ingegnere di pista è più importante che mai. Fondo quindi danneggiato in corrispondenza dei tunnel che poi incrementano e permettono di sviluppare il lavoro dei canali Venturi. Qualche giro perso, nulla di drammatico, fatto sta che il fondo al momento non è stato sostituito, ma semplicemente riparato. Probabilmente, in vista delle PL3 e quindi delle qualifiche, si opterà per una soluzione più safe. Detto questo, Leclerc, di fatto, per quello che abbiamo visto oggi, è inequivocabilmente il candidato numero uno per la pole position, con Lewis Hamilton che è lì, con il quale non bisogna scherzare. Quindi con Mercedes che ad oggi, sorprendentemente, potrebbe essere seconda forza, anche se il venerdì loro spingono sempre di più, girano più carichi con mappature più alte, e una McLaren che per ora non è stata molto incisiva. In tutto ciò, a Max Verstappen, anche se siamo reduci da Imola, dove è successo un po' tutto, a Max Verstappen è richiesto, ad oggi, un miracolo per metterla in P1. Durante le prove libere, poi, abbiamo visto l'utilizzo di vernice Fluids sia sulla Red Bull, sia sulla Williams. Zero, per fortuna, sulla McLaren, perché con una livrea così, assolutamente non bisogna andare a toccare nulla. Livrea più unica che rara, come avrete già sentito dire da chiunque, in versione Ayrton Senna. Peccato non riprenda il bianco e il rosso degli anni d'oro di McLaren. In telecronaca è stato detto da Roberto Kinchero che forse c'è un problema con gli sponsor, in particolare con lo sponsor dell'epoca. Ma tant'è, va bene così, è stupenda. È stupenda, quindi è bella, ma al momento non balla. E in tutto questo ci siamo goduti uno spettacolo pazzesco durante le prove libere, in attesa di quelle che potrebbero essere, che secondo me saranno, le qualifiche più belle dell'anno.